Buongiorno a tutti e grazie per avere questa bellissima possibilità di dare inizio a questa nostra giornata Open Day, che sono per noi un ritorno a stare insieme, a riprendere il cammino interrotto. Per la verità noi non l'abbiamo mai interrotto, abbiamo continuato a lavorare, come ho detto agli studenti tantissime volte. Noi abbiamo di mira la loro capacità di crescita e la loro capacità di stare poi nel mondo, e su questo abbiamo lavorato anche quando questi luoghi erano chiusi al pubblico, agli studenti, ai professori e così via. Noi vogliamo i nostri giovani protagonisti della storia culturale di questo paese. Quindi gli spazi, ma non spazi concepiti come espansione o come creazione di laboratori. Noi qui ci troviamo all'interno dello storico Palazzo di Brera. L'Accademia è stata fondata nel 1776 e non prevedeva un grande afflusso di studenti e professori. Ricordo che le attività didattiche dell'Accademia sono laboratoriali anche e persino per le materie teoriche. L'ampliamento strutturale istituzionale allo Scalo Farini persegue proprio questo obiettivo. Quindi questo campus delle arti, anche qui termino, serve anche a mostrare l'Accademia non soltanto come apertura al territorio, quindi con spazi espositivi, auditorium, teatro, ma anche e soprattutto ad accogliere più studenti che, come testimoniano qui finalmente in presenza, vogliono iscriversi all'Accademia di Brera. Sono Rosanna Ruscio, sono la direttrice della Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico. La scuola è strutturata da un corso triennale e da un biennio specialistico. Gli studenti, una volta usciti da questo percorso formativo, possono ad esempio lavorare all'interno di un museo o altrimenti possono proprio essere, come dire, attivi realizzatori di progetti all'interno ad esempio di istituzioni o di parchi. E altro aspetto non secondario e altrettanto importante, acquisiscono delle competenze proprio nella gestione della comunicazione del bene culturale. Sono Nicoletta Braga, docente, coordinatrice del biennio di teoria pratica della terapeutica artistica, un'esperienza unica nel panorama italiano. Formiamo la figura dell'artista terapista, che è un esperto professionista dei linguaggi sia artistici che psicorelazionali. Il nostro focus, sul quale poi si basa tutta la nostra esperienza, è l'opera condivisa. Abbiamo attivato in questi anni molte convenzioni con enti esterni, quali ospedali, onlus, associazioni, proprio per completare la formazione dei nostri studenti. La Scuola di Scenografia di Brera, con i suoi 100 anni di storia, è ospitata in un grande e bellissimo spazio appena restaurato, ricavato nella chiesa di Santa Maria in Brera. Una scuola aperta e luminosa, un grande studio atelier dove ogni allievo può trovare tutto ciò che gli serve per costruire la sua formazione. Corsi teorici, tecnico-pratici e laboratori tradizionali basati sulle nuove tecnologie. La partecipazione a questa attività permette la costruzione di un'esperienza spendibile nel mondo del lavoro, come creativo, come disegnatore a supporto della progettazione o come operatore nei laboratori di realizzazione di scene e di costumi. Buongiorno, sono il professor Dani Vescovi, sono il direttore della Scuola di Pittura. La Scuola di Pittura è differenziata per il triennio e il biennio. Sul triennio ci sono 7 docenti di pittura e sul biennio ce ne sono 3. L'offerta formativa è molto ampia e differenziata, anche i docenti hanno una differenziazione nei programmi, di conseguenza si ha un'offerta formativa ampia e molto specifica per ogni tipo di settore. Sono Cosmo Laira, direttore della Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte. L'Accademia di Brera è sempre stata un punto di riferimento per la città di Milano, sia per le attività didattiche, sia per la ricerca e la sperimentazione artistica in tutti i settori delle arti visive. La Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte costituisce il più importante polo didattico di formazione per le generazioni future. Abbiamo un corso di laurea di primo livello con più indirizzi e 3 specialistiche in fotografia, cinema e video e in arti multimediali. La Scuola di Nuove Tecnologie di Brera rappresenta il futuro della creatività e della ricerca sulla base della grande tradizione dell'arte italiana.
Mi chiamo Raffaella Puleio e dirigo la Scuola di Comunicazione Didattica dell'Arte qui all'Accademia di Brera. La scuola è formata da un triennio e da un biennio di specializzazione in visual cultures e pratiche curatoriali. Nel triennio si imparano le diverse materie, diversi campi che compongono la contemporaneità, dalla didattica alla storia dell'arte, alla didattica multimediale, alla storia degli archivi, mentre nel biennio si mettono in pratica le cose imparate e approfondite attraverso progetti di mostre realizzate, pubblicazioni e un più stretto rapporto con il sistema dell'arte. Sono il professor De Filippi e insegno architettura d'interni e scenotecnica in questa accademia, nonché dirigo dipartimento di progettazione e arti applicate, un dipartimento molto importante e interessante per gli sbocchi lavorativi che offre. Racchiude scuole come scenografia, progettazione artistica per l'impresa, nuove tecnologie e restauro, altamente importanti per quanto riguarda lo sbocco lavorativo, come ho già detto, e al quale hanno molto interesse nuove matricole. Infatti sono le scuole che stanno emergendo di più nell'ultimo periodo. Sono Donata Lazzarini, artista e scultore. Direttrice e direttrice della Scuola di Scultura, dove abbiamo 10 cattedre di indirizzo che ci permettono un'ampia offerta formativa. Tra i nostri laboratori e le nostre aree di ricerca siamo interessati agli interventi nella natura, a sensibilizzare un rispetto nei confronti della natura. Infatti nel video che abbiamo presentato tutti i progetti parlano di questa questione. Buongiorno, sono la professoressa Paola Parisi, direttrice della Scuola di Grafica d'Arte. Cos'è grafica d'arte? Grafica d'arte è un mondo poliedrico. Nel triennio vi diamo un approccio su quelle che sono le tecniche tradizionali come la calcografia, la silografia, litografia che è incisione su pietra, serigrafia che è il trasporto dell'immagine attraverso dei telai di seta, fino ad arrivare alle nuove tecnologie. Tutto questo verrà poi realizzato e sviluppato nel biennio. Sono Martina Corgnati, sono il preside del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte, uno dei dipartimenti che forma teorici. Noi abbiamo due scuole, la Scuola dei Beni Culturali e la Scuola di Visual Culture e Comunicazione Didattica. I nostri allievi non soltanto hanno una preparazione teorica, ma hanno anche l'opportunità di vivere a contatto con l'arte, di stare dove l'arte c'è, si fa e c'è come patrimonio. Quindi noi pensiamo che la nostra sia una scuola viva, ricca, dove possiamo seguire ciascun studente dall'inizio alla fine a magistrale. Buongiorno a tutti, sono Roberto Semprini, sono il direttore del corso di Product Design e Fashion Design qui all'Accademia di Belle Arti di Brera. Beh, siamo nella città che è il capoluogo dell'arte e del design e quindi devo dire ogni anno un successo sempre crescente. Noi cerchiamo di costruire per i ragazzi un percorso che sia poi finalizzato all'occupazione. E quindi diamo tutti gli strumenti per poter lavorare nel campo del privato e del pubblico. Quindi la nostra preparazione è una preparazione anche culturale che si lega appunto molto all'estetica e alla storia dell'arte. Roberto Priò, preside del Dipartimento Arti Visive. Il Dipartimento Arti Visive è il cuore storico fondativo dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Al suo interno troviamo gli indirizzi di grafica, decorazione, pittura e scultura. Continua, pur essendo diciamo così fondativo proprio degli indirizzi dell'Accademia, continua a mantenere un grande interesse a livello nazionale e internazionale, proprio perché viene riconosciuto lo suo ruolo nell'ambito della ricerca, della produzione artistica e anche negli approfondimenti seminariali storico-artistici ed estetici. Sono Maria Cristiana Fioretti, docente di cromatologia e direttore della scuola di decorazione dell'Accademia di Brera. Per quanto riguarda la mia scuola, voglio mostrarvi due pubblicazioni realizzate in questi ultimi 3 anni accademici. La scuola di decorazione di Brera dà l'ornato alla stagione contemporanea, quindi la storia dal 700 ad oggi della nostra scuola, e la decorazione contemporanea tra ricerca e didattica. Posso dire che sviluppiamo e ricerchiamo le tecniche lavoratoriali, il mosaico, l'affresco, la doratura, la ceramica e la fase progettuale molto importante per noi, che è appunto l'installazione di un'opera funzionale e bella in uno spazio. Sono Gaetano Fanelli, direttore della Scuola di Restauro. La Scuola di Restauro rilascia un titolo di secondo livello abilitante alla professione di restauratori dei beni culturali. Attualmente la scuola ha 3 profili di indirizzo, PFP1, che è il profilo lapidio, PFP2, profilo pittorico, e PFP5, che è il profilo cartaceo.
È una scuola molto professionalizzante che appunto abilita direttamente alla professione di restauratore. Potete lavorare direttamente sui beni culturali che sono proprietà del patrimonio dell'Accademia delle Arti di Brera. Potete avere già dal primo anno una full immersion in quello che è tutto il mondo del restauro.